It's not time to make a change Just relax, take it easy You're still young, that's your fault There's so much you have to know Find a girl, settle down If you want, you can marry Look at me I am old, but I'm happy I padre in figlio, padri e figli famosi e campioni, ma si può il talento si può trasmettere, poi il cognome importante e famoso aiuta o può essere addirittura un peso. Bentornati alla prima puntata della nuova stagione di Sport 2000. Parleremo di questo, parleremo di altro. Intanto i gratissimi e importantissimi ospiti a partire da Guido Colotti, che è stato sicuramente un famoso eh, campione di calcio, oggi un famoso allenatore. Grazie per essere qui. Grazie dell'invito. E poi vicino a lui, Antonio Creti, giornalista, esperto dei media. Buonasera. Tra l'altro, diciamo alle prese con una nuova avventura con teleambiente. Eh? Quindi in bocca al lupo per Grazie tutto questo. Credo. Però tornerà starà sempre con noi, naturalmente. Sì. Come eh, <ride> sarà sì. sempre sì. con noi. Mi auguro, felice pulici. Benvenuto. Eh, benvenuto. L'invito è ben accettato da parte mia. Penso eh. anche che anche i compagni di avventura siano anche loro. Suo figlio non ha fatto il calciatore. Sì, è iniziato, poi uh, deviato dall'altra parte. Nel e quindi evidentemente... Nel eh, quindi evidentemente. Ma, Ma sono... si può trasmettere il talento, pubblici? Secondo me sì. Se il, figlio, il figlio e il padre no, portano avanti entrambi un, un percorso diverso e non di oppressione da parte del padre sul figlio. Cioè non deve essere Beh, per forza... Assolutamente no. Però insomma... Si può fare. Cioè anche il Perché talento... Non, solo il, non, è, cioè non si può trasmettere solo il posto di lavoro, come avviene ecco. in Italia. Ma Beh, il talento... Il, il talento, talento può, si può, può essere. Può essere ereditario. Sì, sì. Eh? Ci crede Ugolotti a questo? Ma in alcuni casi sì. Molte volte la passione si trasmette. Dalla passione poi il talento è una cosa che... Me Perché fa è un, un po' impressione il fatto che, voglio dire, ci sia... Eh, dei giornalisti, così partiamo dalla categoria nostra, figli di giornalisti, che ci siano eh, degli impiegati, figli degli impiegati, artigiani, figli di artigiani e così, eh. ma registi, figli di registi, benissimo, però ma io penso poi bisogna quando, scendere in campo. No? Ma io penso eh? che quando in un ambiente familiare l'argomento è sempre quello, è il pane quotidiano può esserci una trasmissione di una passione, di un interesse, poi però il talento è un'altra cosa, il talento si trasmette molte volte. In alcuni casi, come abbiamo visto dalle immagini, è successo, in altri casi no. In altri casi no. Credi è così, insomma, voglio io dire... io sia un argomento... Questo è un argomento interessante. La ringrazio. Eh. Perché, Gli autori Perché, perché, perché intanto eh, la scienza dice di no. Il DNA non prevede una cosa del genere. Tant'è che fra addirittura fra gemelli, fra gemelli siamesi, il, il, diciamo, la, la, la spirale del DNA è diversa in alcuni punti, quindi... Io credo che, eh, la cosa che dice Ugo Lotti mi, mi convince di più, qual è diciamo, il problema di una società evoluta, una società che punta sempre di più allo show business? Il diritto di accesso. Se tu questo diritto di accesso ce l'hai in casa, cioè se un, un ragazzo gli piace il pallone, prima che arriva... Sull'erba del Meazza quanto ci mette una vita? Immagino che a San Siro Mazzola, per citare un figlio celebre, poi il terrimo, eh. no? Il grandissimo Valentino, sì, sì. Abbia, fatto, abbia fatto meno fatica a scendere su quell'erba, no? E quindi a verificare, a mettersi. E quindi credo che da questo punto di vista, il fatto che ce l'hai vicino che è tuo padre ti aiuta molto. Allora, noi vi facciamo. Tanto stiamo vedendo, no? Tanti. Belle immagini di padri e figli famosi. Noi siamo andati a sentire un grande proprio dello sport italiano che è Dino Meneghin e suo figlio Andrea ha vinto dopo tanti anni come lui un campionato europeo, non è facile, avete visto gli ultimi risultati dell'Italia, quindi non è assolutamente facile, loro l'hanno fatto entrambi. E parla proprio delle prime esperienze del figlio con un curioso episodio, andiamolo a sentire. Io sono stato un padre molto assente e quindi il merito di quello che è successo è sicuramente dovuto a sua madre perché è stata lei molto, molto attenta in tutto, in tutto e per tutto. E quando l'ho incontrato, ci siamo incontrati in campo da professionisti, lui è esordito in prima squadra a 16 anni, io ne avevo 40, in quel periodo giocavo a Trieste e... Abbiamo giocato due partite. La prima l'abbiamo vinta noi a Varese, la seconda l'hanno vinta loro a Trieste. Quindi, siamo uno pari. <ride> Però, diciamo, che quando l'ho visto entrare in campo mi sono sentito vecchissimo, molto vecchio. Dino, io ora che tu smetta, perché se c'è cioè, tuo figlio che gioca. Però, quando l'ho visto giocare in campo, entrare in campo e giocare, mi è piaciuto subito, nonostante avesse 16 anni, per la grinta, la, la, la tensione, l'agonismo che aveva. Tutto positivo, ma mi piaceva come interpretava la partita. Infatti, eh, eramo, noi eravamo in difesa, loro fanno un tiro in attacco, sbagliano, prendo il rimbalzo e sento uno che mi, mi, si, mi salta addosso sulla schiena per portarmi via il pallone. Allora mi giro e dico, ma chi è questo? Ed era Andrea che veniva a lottare per conquistare quel pallone. E lì ho avuto veramente un motto di, di, di grande soddisfazione, di orgoglio. Ho detto sì, questo è uno vero. Beh, bella come. come... Ugolotti ci dice pure che insomma. Non è facile fare il figlio di Meneghin, eppure Andrea subito con grinta, ma poi si è anche imposto. Quindi, dalla sua esperienza, perché insomma, ha allenato tantissime squadre, San Benedettese, Foggia, Grosseto, Siracusa, insomma, e tantissime, Teramo e tutto, e, dalla sua esperienza il cognome, soprattutto a grandi livelli, può essere un vantaggio o un peso? In alcuni casi può essere un vantaggio perché, come è stato detto prima, può aprire diverse strade o semplificare l'arrivare da qualche parte. Però può essere anche un peso se poi non è sopportato dal talento, dalla qualità. Cioè, se io mi chiamo, eh, sono il figlio di un grandissimo giocatore, in questo caso di basket, posso avere eh, la struttura fisica, perché fisicamente qualche cosa mio padre certo. mi ha trasmesso, ma se poi non ho la qualità, quando poi entro in campo e mi chiamo, poi il campo parla. Come ho sempre detto io: cioè uno. Quando è nascosto dietro una scrivania dietro può metizzare. Però poi, quando vai sul campo, nell'ambiente sportivo, nel calcio soprattutto, è il campo che parla. Se la qualità non c'è, può essere un grande, un grande peso. Ecco, e noi abbiamo, tra l'altro, vi facciamo vedere questa dichiarazione di un grande campione che sta vivendo attualmente questa situazione. Parliamo di Enrico Chiesa, che ai nostri microfori ha, ha detto questo: che è quello che un po' ci ha detto. Ugolotti adesso, cioè nel calcio non conta il cognome ma il giudizio in campo. L'ho sempre detto ai miei due figli Federico e Lorenzo che giocano a calcio. Ringraziamo Chiesa, l'intervista con Enrico Chiesa andrà più avanti in questa fra un paio di puntate per espressa insomma, decisione di eh, volontà di Chiesa. Intanto lo ringraziamo per averci parlato, tra un paio di puntate vedremo tutto quanto. È, è, questo, è così veramente oppure in alcune situazioni comunque... Avere una strada spianata può essere, diciamo, un vantaggio rispetto ad alcuni che di pari livello non hanno avuto questa occasione. Felice? È sì, vero, inizialmente quando sei nel settore giovanile il nome conta molto. Il brusio dei genitori lo avverti eh, senza anche sentire il rumore, però lo avverti perché dicono: ah. ma è il campo comunque, il giudice unico che deve decretare se tu sei in grado o no di fare questo percorso Lei è mai capitato diciamo lei non ha fatto allenatore ma dirigente ad altissimi livelli e, e ha rivinto Scudetto che aveva vinto da giocatore ma le è capitato nelle sue esperienze in tutte le squadre di qualche situazione di giocatori portati diciamo dal, dal... spinti mm, un po' Con, eh... i, con, i, con il padre oh, che, che ha giocato ad alti livelli no non l'ho mai avuto quindi ma tutti i genitori inizialmente cercano di farsi conoscere anche sotto questo profilo, perché nell'ambito giovanile succede un fatto particolare: tutti vogliono giocare sempre e quando non giocano, quando sbagliano o quando ecco, commettono un errore eccetera. Il bambino si intristisce, va a casa, piange, quindi complica ulteriormente la vita della famiglia. Ecco che qui deve subentrare il dirigente che deve essere in grado proprio di far capire ai genitori che è tutto normale, è tutto naturale, è tutto preciso perché anche il ragazzino che sbaglia deve capire che lo sbaglio è il suo e non dare colpa agli altri. Questo lo dico in funzione del mio ruolo che è quello del portiere. Perché quando si perdeva, si girarono tutti verso di me e io dicevo, benissimo, fate quello che vi pare. I pianti che ho fatto sono stati tanti, però sono cresciuto prima degli altri. Allora noi vi facciamo vedere, diciamo, delle coppie celebri di genitori e figli e per cercare intanto di presentarle e poi di capire effettivamente chi è andato meglio tra i due. Allora, partiamo dalla prima, vedremo delle foto, eccoli qua. Giorgio Cagnotto e la figlia Tania. Allora, Giorgio ha vinto due medaglie d'argento alle Olimpiadi 72 76, medaglia di bronzo nel 72, anche nell'80, nelle varie specialità. Tania Cagnotto è stata colei che ha vinto per la prima volta per l'Italia una medaglia mondiale nei tuffi, e la prima e l'unica finora. Allora, Antonio Gredi tra i due. Cioè, intanto. Voglio dire, questo rapporto tra due grandi, e ecco, tra i due chi, secondo lei, è anche andato meglio? Diciamo? Ma, diciamo che intanto Cagnotto Padre ebbe la sfortuna, tra virgolette, di confrontarsi con un altro grandissimo tuffatore che era Claus esatto, Di Biasi esatto. dell'epoca, quindi lo oscurò molto, nonostante lui fosse trampolino mentre Di Biasi piattaforma, però in realtà l'angelo biondo di Biasi sicuramente coglieva l'immaginario. Ecco. Fra i due io dico la, la, la Tania. Tania. Dico la Tania perché cioè la figlia Tania, ha superato sì, il padre. Sicuramente sì, lo sa anche il padre, credo. Tania credo che abbia il record di, di podi in assoluto. Anche buffi, se poi all'Olimpiade in assoluto, è andato è meglio il papà. È andato meglio il papà, però diciamo nella continuità, nella, e anche, secondo me, nella difficoltà di dover rincorrere il padre. Perché il padre, in realtà, apriva una pista, lei doveva rincorrere da donna credo che Tania l'abbia superato e lo sanno in famiglia è d'accordo Guido? in questo caso è molto particolare perché il padre è l'allenatore della figlia esatto. eh, è, i tuffi è uno sport individuale in cui si cura personalmente la, la posizione, la, però naturalmente la passione sicuramente io so, sentivo un pochettino la storia raccontata che da quando era ancora molto piccola seguiva il padre, era già con i piedi dentro l'acqua nella piscina, perciò la passione sicuramente poi è normale su questo sport c'è tanto lavoro però devi avere un qualche cosa. Io concordo sul fatto del, del DNA, però c'è qualche è cosa qualcosa che scatta. In più. È una percentuale ci deve essere perché al di là della passione che può essere trasmessa, perché se io porto mio figlio tutti i giorni ecco in piscina io. è normale che un amore verso quello sport ci può essere. Però poi se non c'è quella qualità, eh, poi diventa tutto difficile. Andiamo alla seconda sì. coppia. Posso dire sì. una cosa velocissima? Sì. Siamo sbagliati un po' sul discorso della figlia perché ha avuto più pubblicità sì. rispetto al padre, e visibilità, bravo. Perché c'erano te le televisioni che mia hanno mia mandato, mia. E che hanno aumentato ha così il gradi gradimento. Tutto. È questi... anche una gran bella ragazza. Sì, però, eh, ricordiamoci che allora c'erano <ride> solamente il canale quindi della Rai. Vediamo... Quindi per certi eh, versi, eh, però tutti vedevano quello. Non eh. eh. Allora, andiamo alla seconda, che è più vicina, diciamo, anche al, alla professione che hanno fatto. I, 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 la coppia di Francesco, papà Eusebio, vincitore di uno scudetto con la Roma, oggi allenatore della Roma, e Federico Di Francesco. Ecco qui. Eh, eh, Guido, siamo un po' più però. Lei, che ha anche delle qualità di tecnico osservatore naturalmente, può il figlio ripercorrere, fare meglio eh, oppure no? Ma io dico che per adesso è in vantaggio sicuramente il padre eh. perché il figlio ancora deve, sta facendo molto bene, è cresciuto molto, ha questa grande occasione adesso a Bologna, di conseguenza a me è un giocatore che piace, Vedi. è un ruolo un pochettino diverso. È più attaccante per, forse. Beh, questo è un esterno, un esterno di un 4-3-3, mentre invece di Francesca era un. Un giocatore che poteva giocare nei tre centrocampisti, a tutto campo, grande corridore, però indubbiamente in questo caso mi sento di dire... Cosa che... può scattare quando si incontrano? Abbiamo visto l'immagine poi della foto, quella principale dove praticamente lui stava prendendo il eh Io penso il che ci sia una eh? grande soddisfazione da parte di, di entrambi, perché penso che per un genitore, non a ripetere. La passione per chi, chi che ha avuto la fortuna di fare uno sport è normale che c'è un qualche cosa dentro. Ci deve essere una passione, altrimenti non puoi fare il calciatore, non puoi fare il tennista, non puoi fare nessun sport. E questa la trasmetti, come ho detto prima: vedere che tuo figlio possa essere arrivati in un palcoscenico del genere penso che ci sia da parte di entrambi una grande soddisfazione allora io adesso diciamo che subito dopo la pubblicità ci sarà anche Ventura eh? ci dirà delle cose particolarissime vi faccio vedere la foto la prossima foto e ne discutiamo dopo la pubblicità perché la prossima foto che riguarda una coppia importantissima ecco, cioè, questa l'avete riconosciuta è la coppia Maldini papà Cesare e il figlio Paolo eh, entrambi vincitori della Coppa dei Campioni, cioè, allora, voglio dire. Qui, al di là che fai lo stesso eh, mestiere, foto, arrivano addirittura. Ma potrebbe continuare perché c'è il figlio di, eh. che gioca nel Racing Club. Allora, là. non è facile capire chi è andato meglio, quindi ne discuteremo subito dopo con i nostri ospiti, a partire da Antonio Creti. Subito dopo la pubblicità, grazie. Bentornati, allora di padre in figlio il talento si può trasmettere? Abbiamo capito che forse sì, che il cognome insomma, aiuta, ma a volte può essere un peso, insomma, l'abbiamo viste tutte. Cesare Maldini e Paolo Maldini, vi ricordo solo che hanno vinto entrambi la Coppa dei Campioni, forse in situazioni diverse. E Cesare Maldini ha vinto quattro campioni italiani, la Coppa dei campioni la prima vinta da una squadra italiana nel 62-63, invece il figlio Paolo Terzino del Milan ha vinto ben sette eh, scudetti e 5-5 Champions League, un po' di più. Allora, di fronte a questo potremmo dire che forse ha vinto più il figlio. Vediamo se Antonio Creti... Ha avuto più figlio sicuramente, dico, però che forse è stato migliore il figlio. Vediamo se Antonio Credi è d'accordo. non so se la deludo o la sorprendo, ma io propendo più per Cesare, sa? Che tra l'altro alla guida dell'Ander 21 vinse tre europei di seguito. Sì, bravissimo, Questo le fa, pende, fa pendere la bilancia. E arrivò fino alla nazionale maggiore e fece anche i mondiali. Certo, diciamo 98 anche in Francia. Sì, non andò benissimo, non andò benissimo però furono mondiali. i rigori. Perciò i rigori, rigori, esatto. Sì. Quindi voglio dire, è, è un... Diciamo, è, Cesare Maldini è nel novero di quei grandi calciatori che hanno poi avuto una parabola che ha compiuto tutta una carriera. E quindi... quindi meglio Cesare, eh chi, è sì, per, chi è per Paolo? Paolo? Un po Tutti per Cesare, siete? No, eh, no, io penso che il figlio abbia, anche perché è più recente, di conseguenza penso eh. che possa essere più impresso un po' nella, nella mia mente. Di conseguenza, il figlio ha fatto grandissime cose. Oh, ricordiamoci, però, perché queste cose vanno sempre ricordate. Che allora, come ben sapete, si andava in Coppa dei Campioni solo se si vinceva cioè, lo mentre bravo, adesso però, voglio dire 5 eh, Champions eh, sì, League. Certo, ma evidentemente quando si vinceva la Coppa dei Campioni era un evento straordinario, sì, veramente, veramente. perché quando, quando il Milan batte il Benfica eh. a Londra, no? Eh, tutti quanti noi ci siamo schierati, tutti dovete esatto, sapere. Esatto, esatto, esatto. Poi io sono un fautore... un di Eusebio, eh? Di Eusebio, Non sei Francesco. Due eh, Guido, Guido, I, Guido sentiamo Guido. I giocatori di vent'anni fa erano di un'altra caratura. Lei dice? Sì. Ci dicono che adesso sono migliori perché no, si gioca più velocemente. Assolutamente, secondo me il talento che c'era una volta no. non esiste oggi. Non esiste. Questa vediamo che mi dite su questa, però la no. prossima, che è l'ultima, no. mi dite no. con questa. Non mi dite chi c'è però? No, non è l'ultima. Però adesso vediamo la prossima, la prossima foto. La prossima foto dobbiamo andare anche un po' di corsa. Eccola qua, questa è una foto meravigliosa. Chi sono? È Valentino Mazzola. E l'altro? Eh, questo è Alessandro. Sandro, e Sei... manca il feluccio, più piccolo, feluccio. Feluccio. però i due che hanno ottenuto di più. Ora, Valentino è stato grande nel Torino, e lo per come sappiamo, ce l'hanno trasmesso così. per me è stato Però il più Mazzola, grande. pure Insomma, Mazzola, quindi... non mi ha fatto mai gol. Ah, lo lo qual era la forza di Mazzola? Era la velocità e l'intuito anche di essere presente in, in determinati. Eh, Situazioni dove riuscono. Adesso al di là del Ha ben seguito il padre. Ma anche di eh? cioè. qua di padre in figlio c'è un qualche cosa, perché qui di figli ce ne sono due che hanno. Certo. Dico senza uno è, ha fatto molto di più. Sì. È stato. E Eccolo qua: vediamo Ferruccio. Però Ferrino ha giocato. che l'altro è, ma è stato trasmesso qualcosa di meno. Cioè, nel discorso certo. della de, Solo de, quello. Di eh, non, poi non c'è <ride> la libera. <ride> Perciò è anche lì è un grande punto interrogativo. Vi sì. fate vedere la prossima, perché so che stiamo andando un po' di corsa. Ma la prossima l'abbiamo anche un po'. Già, ecco, questa l'abbiamo già. Ne abbiamo già parlato. Antonio, che segue anche il basket. Meneghin, il problema di Andrea è che Meneghin è stato il primo in assoluto. No, questa la vediamo dopo, per favore, non adesso. del eh, Se potete. Eh, però, ecco, questa qui che dice. No, che meneghine, che qui il figlio ha dovuto confrontarsi con un però, monumento. Però ha vinto, e ha vinto, ha vinto, ha vinto lo Infatti, scudetto a Varese. Ha vinto molto, ha vinto lo scudetto a Varese, ci ha regalato anche questa splendida pagina del padre che eh, gioca, sfida il, il figlio, eh. quindi è una cosa ah, molto bella. Adesso ve ne faccio vedere una sorpresa, vediamo se indovinate. Un no. Mister X che dovete indovinare. Adesso ecco, chi, chi sono? Questo è... la. Ah. Qui mi trovo in difficoltà. Sembra l'allenatore del Manchester. È l'allenatore Ferguson? Alex Ferguson, Ferguson. Ferguson. Sembra Ferguson con il figlio. Questo non c'è paragone, paragone, voglio dire, tra i due. Eh, però eh. noi l'abbiamo voluto mettere che comunque anche il figlio ha giocato... però Posso dire eh. che il nonno giocava anche al calcio da centrocampista. Pa 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 nonno Ferguson, lì è proprio una famiglia incredibile. Però c'è quel picco di Alex che credo sia irraggiungibile. Allora, eh, io se, tra Maldini e Mazzola dobbiamo scegliere, perché ho capito chi, chi, chi è stata la coppia migliore. Beh, vabbè, Mazzola. Guido, sai e... sì, perché? La coppia migliore eh. è questa. Ma no, 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 sai perché anche? Perché quando sfogliavo quelle poche volte un giornale, eccetera, il Grande Torino ci aveva la maglia granata con uno scudetto. Dell'Italia, che era grande, largo così. Beh vinceva sempre. Chiaro. No, ma no, ma non perché vinceva sempre, perché Valore. quello era, era il sistema. E a Lei ha parlato dell'Italia. In questo momento si è trasformato in un grande centrocampista. Mi ha dato un assist. Ci cioè andiamo a sentire Ventura che ha detto delle cose, diciamo, importanti. Che cosa, cosa sarebbe, cosa significherebbe per l'Italia non qualificarsi ai mondiali? Sentiamo Ventura. Ma secondo lei cosa sarebbe non andare al mondiale? Una volevo... catastrofe. Apocalisse. Ho detto coni? Tragedia. Io dico catastrofe, quindi direi che abbiamo centrati le tre obiettivi, sono d'accordo. E poi volevo chiedere. Sono d'accordo. Vedo Se vuoi che dica non sono d'accordo, lo dico, ma sono d'accordo. Quindi... Allora, l'apocalisse per il presidente federale, da vecchio. Una tragedia per eh, il presidente del CONI, una catastrofe per Ventura. Ora, credo che essendo loro uomini di sport, è chiaro che sono aggettivi per il contesto. Naturalmente in questo momento parlare in questi termini di una qualificazione mondiale con quello che sta succedendo, allora, però, e lo diciamo come premessa, ritorniamo nel contesto. Propende più, credi, per una Bocalisse una tragedia o una catastrofe? <ride> Guardi, sarebbe io. C'è cioè stato un solo caso, lei ben sa che una sì. sola volta l'Italia non si è sì, qualificata sì. So, ed era quel lontano '58. No, ma attenzione, ricorrono i 60 anni: ricorrono i 60 anni, quindi bravo, non vorrei, ma, quindi non vorrei eh, neanche eh, lontanamente eh, scaramanticamente no, eh. toccare questa vicenda. Devo dire che, però, da quella eliminazione, diciamo: l'Italia seppe risorgere e poi regalarci appunto 60 anni di grandissimo calcio. Più, più, più o no, meno più o meno. No, mi dica l'aggettivo: l'aggettivo eh, mi meno. deve dire. Beh, io credo che trage tragedia mi piace. Tragedia di più. del presidente del CONI Aggiungerei un grande momento di riflessione perché significherebbe che abbiamo sbagliato tutto. Cioè, oggi diventa mettere in campo una nazionale competitiva, diventa molto difficile. Conseguenza alcuni personaggi che hanno usato questi aggettivi, parlo di quelli poi in federazione dovrebbero riflettere perché italiani che giocano ce ne sono pochissimi. Prima di andare da Felice vi presento, perché voglio dare la conclusione, una rubrica che ci sarà, eh, vogliamo mettere su, no? eh, vogliamo dare spazio a voi per eh, dire la vostra su tutto quello che succede nel calcio. Eccolo qui, mandateci i video, i video col Whatsapp, voi siete giovani, bravissimi tutti quanti, un video di pochi secondi, 15 secondi, dite il nome da dove, dove siete, da dove trasmettete, dove provenite, e, eh, dicendo quella che volete, la nazionale, le squadre, la Roma, la Juventus, quello che volete. Noi l'abbiamo la, chiamato, visto che le, trasmetteremo i migliori alle 7, l'aperitifo. Caro pubblici, eh? carino, ecco, insomma, per cui mandateci, ditelo anche ai vostri amici, Bellissimo. mandateci, noi il trasmetteremo lunedì. il lunedì tutte le vostre considerazioni che potrebbero essere anche più acute delle nostre. Con l'aria condizionata, condizionata però. Ecco, eh. Con l'aria condizionata, sì, sì, non è un bel... Sì, ha ragione, grazie. perché... Sta. Felice, catastrofe. allora, lei è una catastrofe. Anche perché quel eh, 58 siamo stati eliminati da chi dall'Irlanda del Nord. Ecco, che, sottolineare. Catastrofe perché perché molto probabilmente ci sarà una rivoluzione anche di, di persone che attualmente hanno dei rapporti, rapporti di professionali il con la federazione. Qui, ma qui la colpa è dell'allenatore o di più non può fare? Perché lui ci ha lanciato... no. Guido ci ha lanciato un discorso di sistema sì, da quanto sì, capisco. Sì, io sono convinto che comunque il passaggio di turno lo fai perché comunque... Devi fare gli spareggi. E fai lo spareggio, lo spareggio. Ma è una Bosnia o non è che tutto. Siamo la positivi la almeno sotto questo profilo. Perché si... mi deve, mi deve affibbiare la Bosnia Io non la quando affibido. ce ne sono altre? Io so, che... per penso, che... penso di non dire niente di un'eseserzia dicendo che oggi il livello dei giocatori che giocano in nazionale è, cioè, è facile arrivare in nazionale. Beh, ma ci sono squadre, oggi che non hanno neanche un italiano. Fai due rosa. partite e sei convocato in nazionale. Io penso che un po' di no, anni fa. No. C'era una, se pensiamo che i grandi goliador del campionato italiano non hanno fatto la nazionale, Allora, allora aggiungo che non si faccia male a nessuno. Ecco, allora, a proposito, ci sono Mi state de defezioni oggi sì, di De Rossi, Pellegrini, Verratti, Belotti che non giocano. Vedremo se giocheranno alla riapertura del campionato. Perché tanti infortuni ne parleremo probabilmente la prossima settimana. Grazie, sperando insomma in maggiore freschezza. Grazie.